Allora, Michele ha rimesso la palla al centro e ha, come dire, ha introdotto le argomentazioni. Direi di passare subito al professor Ferrari. Gli chiederei la cortesia, siccome non darei per scontato che tutti conoscano che cos'è un bot, prima di rispondere alle domande di... Esatto. Prima di rispondere alle domande precise di Michele, di dirci in modo sintetico che cos'è un bot, in modo tale che... Non, no, non prendiamo fischi per fiaschi, come si dice. Allora, io mi sono preparato una presentazione che voleva affrontare esattamente alcuni di questi aspetti. Non ho preparato sui bot, quindi non c'è, però alcune delle cose ci sono. Allora, beh, mi presento, sono un docente di informatica, in questo momento direttore pro tempore del Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa e tornando al panel precedente, devo dire che alla normale di Pisa non c'è informatica e non c'è mai stata. Informatica è nata 50 anni fa a Pisa, alla facoltà di scienze, si chiamava Scienze dell'Informazione. Nel 2019 ci saranno esattamente 50 anni della nascita di Scienze dell'Informazione in Italia, il primo corso di laurea in informatica in Italia, lo celebreremo a Pisa, però alla normale non c'è, quindi una cosa di eccellenza che non è alla normale, ho un qualche contentezza di dirlo qui. Allora, io cosa volevo parlare? Volevo parlare di alcune cose che ha detto Michele facendo degli esempi specifici sull'uso. Perché tutto quello che Michele ha detto si chiamano, da una parte sono le tecnologie di networking e social network, e dall'altra sono le problematiche relative ai big data e all'analisi dei dati e come fluiscono questi dati. Ovviamente vi farò anche vedere una cosa molto tecnica e informatica, così vi spaventate, ma in fondo. Allora, parto da questa foto. Questa foto è di qui vicino, qui davanti, 2005, l'elezione di Papa Ratzinger. 2013, l'elezione di Papa Francesco. E vedete subito la differenza. È una differenza emblematica perché fa capire come nel giro di 8 anni i telefonini sono diventati lo strumento quotidiano di tutti noi. Guardate queste, cosa, il numero di persone che riprendevano la scena nella piazza. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi, da un po' di tempo a questa parte, lasciamo delle tracce digitali. In tutti gli strumenti che utilizziamo, possono essere Facebook, Google, Gmail, una valanga di cose. Allora, questi strumenti, queste tracce digitali sono tantissime. E cosa ce ne possiamo fare? Ce ne possiamo fare perché ci sono tante opportunità significative. Ad esempio, questo è un risultato di alcuni miei colleghi del Dipartimento di Informatica di Pisa che hanno considerato l'ecosistema della mobilità a Pisa e dintorni. In modo particolare Pisa, Pontedera, Lucca, sono tutte città a 20 km l'uno dall'altra. Hanno cercato di comprendere, andando a vedere le tracce dei telefoni cellulari, che cosa volesse dire una mobilità sostenibile all'interno di un ecosistema. E quello che veniva fuori dell'utile informazione per cambiare la tipologia del trasporto. Ad esempio con car sharing e con strumenti poco inquinanti, perché si è riusciti a misurare che cosa vuol dire muoversi in questo ecosistema di molte città. Ovviamente ci sono notizie di 2 giorni fa, altre tracce digitali che possono lasciare. Questa è la mappa di Strava, che è un'app che viene utilizzata per chi fa jogging e lascia anch'essa delle tracce digitali. Ne ha lasciate talmente tante che, ad esempio, si riescono a individuare le basi militari che non erano conosciute. Quindi vuol dire che bisogna anche fare attenzione. Altre tracce digitali che uno potrebbe avere, questo è un altro lavoro fatto al nostro dipartimento in collaborazione con CERVED, che è un'azienda che va a vedere, che segue numerose, da ad esempio i fidi, cerca di comprendere come sono fatti gli investimenti, e ha un database di circa 3 milioni di aziende. Con 3 milioni di nodi, cosa voglio dire? Vuol dire, l'esempio che di un nodo vedete, è un'azienda che ha il 100% di un'altra azienda, che ha il 30% di un'altra azienda, così via. Il meccanismo delle scatole cinesi, una dentro l'altra.
3 milioni di nodi e 3 milioni di archi, un numero impressionante. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto, ad esempio, vedete qui, noi abbiamo un'azienda che è il capofila, che è al 100% di un'azienda 1, che poi è al 100% dell'azienda target, però se seguo questo link con l'azienda 4, al 100% dell'azienda 3, scopro che il capofila in realtà controlla praticamente tutta quell'azienda che è l'azienda target. Allora, quello che abbiamo fatto, abbiamo esaminato tutto il database di Cerve e si riesce a comprendere quali sono le aziende, chi è controllato da chi, e la quantità del controllo e il tipo di controllo, semplicemente andando a esaminare 3 milioni di nodi. No, vi presento questo esempio perché questo esempio ha un target tecnologico particolare, nel senso, per poter fare questo tipo di elaborazioni, questo tipo di algoritmo, ho bisogno di quelle che si chiamano macchine high performance computer, perché devo analizzare un grafo in parallelo, devo fare tanto calcolo. È un tanto calcolo che mi servirebbe ad esempio per scoprire cosa, come funziona, quali sono le relazioni del grafo di Facebook, e poi torniamo ai bot di corsa. Allora, questo è un esempio, questo è un algoritmo, un cammino minimo su un grafo, quello che usate sui GPS quando vi dice se volete andare da questa parte, lancia questo cammino e questo algoritmo vi trova la soluzione ottimale in termini di costo relativo a quant'è il costo. Ed è una cosa nota, perché è il problema dei punti di Königsberg, è il problema del commesso viaggiatore, che sicuramente avete visto da tante parti in tante stanze diverse. Allora, questo... Alcuni colleghi di Torino hanno fatto un'analisi dei dati sociali di siti di incontri, Tinder, e li hanno coniugati con Facebook e i tweet, e hanno fatto il cammino minimo verso la felicità. Ovvero, quali sono i posti di Londra dove, rispetto a una misura delle tracce sociali che venivano date relativamente a questo insieme delle reti sociali, io riuscivo a trovare un posto dove potevo essere felice, un'utile indicazione per il nostro paese. Si va in galera su questa strada, però. E adesso arriviamo a quello che mi avete detto. I dibattiti, scusate, io passo un po' dall'inglese e dall'italiano, perché ovviamente in informatica c'è il riuso del software e quindi si riusa tutto come il maiale, e quindi a questo punto ci sono anche delle trasparenze in altre presentazioni che riutilizzo, quindi perdonatemi se passerò dall'italiano all'inglese, perché non avevo voglia di tradurre. Allora, i dibattiti politici. Allora, capirete tra un attimo il perché c'è Cameron e Farage. E come veniva? La polarizzazione normalmente era fatta in televisione, quindi con i media tradizionali. E andiamo a oggi, i media sono cambiati, lo diceva prima Michele. Queste sono tutta una serie di tweet e retweet quando c'è stata la Brexit. Allora, che idea vi siete fatti della Brexit? Che l'argomento essenziale era com'è il livello della vita della povera Gran Bretagna? Come si affrontava il problema del National Health, del sistema sanitario inglese, e che tutti dovevano utilizzare il sistema inglese? Allora, recentemente BuzzFeed, in collaborazione con l'Università di Sheffield, ha fatto un'analisi di 3 milioni di tweet. Guardate che 3 milioni di tweet sono una cifra non banale, per questo uno dice big data, perché sono proprio tanti. E cosa viene fuori? Viene fuori che la polarizzazione c'è stata, è vero, tra i Remains e i Leave, ma la polarizzazione è stata soltanto sul livello degli immigrati e basta. Cioè, tutte queste cose che venivano raccontate, che il livello politico di discussione era un livello politico elevato, su problemi culturali elevati, ma questo è il risultato. 3 milioni di tweet, innanzitutto poi quello che veniva fuori è che i Leaves erano più rumorosi, in senso di numero di tweet che facevano. E quello che veniva fuori è che, ad esempio, il discorso della sanità era un discorso laterale. Il problema era la paura e l'immigrazione. E questo è quello che ha utilizzato tantissimo e ha polarizzato in un certo modo la campagna elettorale. Tutto facile? No, per niente. Allora, questo è l'algoritmo e la piattaforma che è stata utilizzata dai colleghi della Brexit, di Sheffield, per fare l'analisi della Brexit. Hanno preso questi 3 milioni di tweet, hanno fatto l'analisi,
L'analisi cosa vuol dire? Vuol dire natural language understanding, comprensione del testo. Hanno cercato di categorizzare il testo per comprendere il testo che cosa parlava e messo dei tag in modo tale che si comprendevano quali erano le topiche. Dopo aver fatto questo l'hanno collegato a un database di informazioni per collegarla a quello che era la conoscenza, hanno poi caratterizzato i leads dai remains e hanno fatto una valanga di elaborazione e alla fine hanno fatto la sentiment analysis. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che noi parliamo di algoritmi che ci guidano il mondo e guidano la vita, però dietro c'è una quantità di tecnica, una quantità di matematica, una quantità di sofisticazione di conoscenza che non è solo tecnologia. Quindi separiamo la visione solo tecnologia dall'aspetto delle competenze e delle conoscenze. Andiamo dall'altra parte dell'oceano, l'altro esempio che faceva Michele. E qui passa l'italiano perché questo è un risultato di una tesi di master a Pisa. Allora, questo è, sono partiti l'orientamento politico delle serie TV americane. Cioè, come si riesce a classificare, ad esempio, NCIS è tipicamente una serie dei conservatori, perché c'è il poliziotto che va a catturare i cattivi. Se andiamo dall'altra parte, cioè abbiamo Glee e Grey's Anatomy, che invece sono serie dove sono politicamente corrette, il diverso ha un ruolo, c'è politicamente corretto parlare della diversità e dei diritti. E poi ci sono due serie in modo particolare, una che è The Walking Dead e l'altra che è House of Cards, che sono due serie questionabili, un po' lì un po' là, perché The Walking Dead abbiamo il buono che combatte contro gli zombie, House of Cards invece è il presidente, che però è un presidente un pezzettino, si dice in Toscana, lui che essendo toscano capisce cosa sto dicendo, infatti ride. Allora, e queste due sono, se vedete, l'analisi, sono liberali o sono conservatori, non è così netta. Andiamo a vedere il risultato delle elezioni. Questo fa vedere come erano gli stati, come sono andati a Trump, come sono andati alla Clinton, e c'è tutto il discorso poi degli stati che contesi. Questa invece è l'analisi dei tweet che sono stati fatti sulle pagine social di quei serial televisivi, in modo particolare quella che voi state vedendo è l'analisi dei tweet che sono stati fatti in tutti i vari stati nel confronto tra House of Cards e Walking Dead, che erano quelli esattamente più simili come possibilità, e se vedete, e torniamo indietro, si sovrappone con quella precedente, cioè esattamente andando a fare un'analisi dei sentimenti si riesce esattamente a predire cosa è successo, cioè chi ha avuto accesso a questi dati prima della campagna e ha usato dei meccanismi smart per fare l'analisi aveva un'idea di quello che stava succedendo e aveva un'idea decisamente precisa. Allora, adesso io faccio l'informatico. Perché devo fare l'informatico? Perché prima si è parlato di etica, anche noi come informatici abbiamo un aspetto molto importante qui di etica. Perché? Perché gli aspetti di social analytics e mining ora vengono nuovamente spiegati con un nuovo microscopio che ti permette di vedere la realtà, di dargli una misura e possibilmente anche di predire dei comportamenti. E questa non è una cosa di poco conto quando noi ci immergiamo nella realtà. Quindi dobbiamo prendere anche gli aspetti di etica e di socialità. Un esempio tipico che è stato fatto è il governatore del Massachusetts. È andato in ospedale, aveva tutti i suoi dati anonimizzati, quindi uno non lo poteva sapere, solo che il Massachusetts pubblica, quando i dipendenti pubblici vanno in ospedale, pubblica il medical record anonimizzato, quindi uno non sa, certo, che quello è il governatore. Però pubblica anche la lista dei votanti. Facendo un semplice incrocio tra questi due dati, veniva fuori che c'era lo zip code, insomma il codice fiscale, la data di nascita e il sesso. Alla fine in questa intersezione ci stavano 6 persone e ce n'era uno che aveva lo zip code del governatore. Automaticamente, facendo una breve intersezione, sono riusciti a scoprire di che cosa cavolo era andato il governatore a
curarsi in una clinica e saranno stati fatterelli suoi. Non c'era. E quindi il problema quindi dell'etica e dell'analisi della privacy è sicuramente importante. Allora, che cosa vuol dire? Questo è un libro che vi consiglio di leggere, di Fran Pasquale, la Black Box Society. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi stiamo utilizzando delle tecniche di intelligenza artificiale, sono le tecniche tipiche di machine learning, per andare a avere degli algoritmi molto più efficienti che permettono di avere delle previsioni sulla salute, sulla finanza, sugli aspetti di sorveglianza, sui veicoli autonomi e sulla politica. Anche lì sui veicoli autonomi sarebbe importante capire se il veicolo autonomo salva il guidatore o salva chi è in strada, perché uno ha un trade-off, fa un po' di scelte se acquistare o meno il veicolo autonomo e come comportarsi, perché quando uno è la guida la scelta la fa lui, se il veicolo è autonomo la scelta la fa il sistema, e sarebbe utile sapere quali sono i meccanismi che guidano la scelta. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la comunità europea, scusatemi in inglese, la comunità europea ha detto benissimo, abbiamo bisogno di uno strumento che ci permette di andare dentro alle scatole nere e ci permette di andare dentro e comprendere quali sono i meccanismi che hanno guidato le scelte. Perché? Perché noi come cittadini abbiamo bisogno di un diritto che ci dice la motivazione delle scelte fatte. Buona cosa. Questo è un recente articolo di Luciano Floridi, Oxford Institute, che dice, è vero, ma molte delle leggi del GDPR sono ambigue. Sono ambigue, dicono, è vero, puoi comprendere quali sono i punti di scelta, ma non ti dice dove, ad esempio, all'interno vengono fatte le scelte. Vi faccio un esempio di prima della via più breve che va alla velocità, questa alla felicità. Questo è un programma Python che fa esattamente l'analisi del cammino minimo per trovare il posto dove puoi essere più felice per andare a cena. Fa esattamente l'algoritmo che vi ho fatto vedere prima, quella Get Neighbors, è esattamente l'algoritmo dei cammini minimi. Chiaramente non vi interessa capirlo e non mi interessa a me che lo capiate. Quello che mi interessa è che capiate, ci sono delle cose in rosso, che sono il dataset di partenza e il meccanismo di training. Allora, la logica si capisce, la logica qual è? Io ho un meccanismo di training, uso una rete neurale, quello che ora si chiama le reti di machine learning, gli do delle preferenze, cerco di capire, profilando le persone, quali possono essere le preferenze, a quel punto deduco dei valori e uso questi valori per avere dei costi che mi permettono di raggiungere in modo più veloce la mia felicità per una sera. Bene, ma c'è scritto da qualche parte quali sono le regole del learning. Il fatto che le regole dei learning non siano in qualche modo dovute a chi ha programmato le scelte della rete neurale non sono esposte e non si capisce ovviamente da questo. Se io questo programma facilmente rispetta la regola della comunità europea che mi dice questo algoritmo dipende da questo dataset che sono le preferenze delle persone. È facile, ma il problema è come sono state categorizzate le preferenze delle persone, in che modo i vari bias sono stati considerati. Questo la legge europea non lo fa. E quindi vuol dire che dal nostro punto di vista di informatici, e questo poi mi collega a quello che diceva Michele prima sui giornalisti, noi abbiamo bisogno come informatici una cosa etica che ci permette di mettere in evidenza quali sono i meccanismi in cui diamo i punti nel learning e esponendo le ragioni per cui diamo i punti. Quali sono eventuali bias tra una scelta e un pregiudizio? Quali sono le regole di spiegazione? E questo è parente stretto di quello che tu dicevi prima nella redazione, avere la lista delle variazioni, perché una lista delle variazioni non è soltanto sono passato dalla versione 4 alla versione 4.5, non me ne frega niente, cioè mi interessa comprendere quali sono i punti di scelta, come e dove e perché sono state fatte queste cose. Adesso dico cosa sono i bot e poi faccio la piccola battaglia personale contro le fake news. Allora, i bot cosa sono? Sono nelle reti sociali, voi potete avere degli account che sono falsi. Cosa vuol dire che sono falsi? Vuol dire che non c'è una persona che dietro, sono sostanzialmente dei robot, è da cui la parola bot, che mandano
dei messaggi magari su Topita, semplicemente prendendoli, mescolando, ma non c'è dietro una persona che lo scrive. Ce ne sono tanti, ad esempio Walter Quattrocci, ex mio collega dell'IMT di Lucca, attualmente a Venezia, Quattrociocchi, sì, ad esempio a Ca' Foscari, ha fatto esattamente un'analisi di sempre su Twitter o Facebook, comunque non mi ricordo se una su Facebook, e ha fatto vedere esattamente che si riescono a identificare i bot. Non solo, il nuovo algoritmo di Facebook, che si chiama Webfeed, che è uscito all'inizio di quest'anno, Newsfeed, che è uscito all'inizio di quest'anno, dice, io non sono riuscito a, volevo prepararmi una pagina, un lucido su questo, ma non sono riuscito a trovare perché è proprietario, non sono riuscito a trovare la versione vera, e quindi lui dice che è in grado di identificare i bot, quindi vuol dire i generatori di fake news, non solo, ma quelli sono sicuramente generatori di fake news, è in grado di identificarlo e dovrebbe essere ora in tutte le versioni. Allora, quello che diceva Michele è che se uno è in grado di comprendere quali sono coloro che erogano delle notizie false, delle bufale, in modo automatico e ovviamente tendente verso una certa direzione, riesce a comprendere ovviamente l'evoluzione della campagna politica sulle reti sociali, sulle altre cose. Adesso permettetemi una piccola battaglia personale contro un certo insieme di fake news. Allora, questo qui non è un mio slogan, ma è di Mark Andreessen del 2011, Software is eating the world, cioè il software sta conquistando tutti gli aspetti della vita quotidiana. Dappertutto ci sarà il software, noi vediamo ora lo smartphone, ma con l'internet delle cose sarà dappertutto. Il punto è che non è neutrale, ovvero impone un cambiamento nella società e in chi guarda la società e in chi la usa. E l'aspetto grave, questo è la fake news, che molto spesso i giornalisti vedono soltanto l'aspetto meramente strumentale, cioè lo strumento che viene utilizzato, ovvero la rete sociale in quel momento di moda, Instagram o quello che sia. Non vedono anche quello che c'è dietro, perché è molto importante vederlo. Questo è come sono rappresentati gli informatici al cinema. Si parte da Jurassic Park, e là sotto vedete delle workstation Lisp, che a quei tempi erano l'aspetto tecnologico più importante. L'informatico è quel signore ciccione che per un manciata di dollari vende il DNA, la ricostruzione del DNA dei dinosauri. Poi abbiamo Matrix, lo so, infatti sta cambiando. The Social Network, se voi vedete la figura di Zuckerberg delineata dal film, è un autistico, per questo ha inventato Facebook, non riusciva a comunicare in modo normale. Poi siamo andati ai big data, perché Minority Report dice questa cosa qui. Minority Report dice che possiamo utilizzare i dati in modo massiccio. Quando i giornalisti parlano delle persone che lavorano in informatica, parlano di Bill Gates, dov'è? Sotto lì. Parlano di Steve Jobs, parlano di Harry Ellison e di Oracle che vince l'American Cup, oppure di Page and Green che hanno inventato Google. Ma dietro a tutta questa cosa qui c'è questa nozione che è del secolo IX. Questo qui è una pagina dell'algebra di Alcubarismi. Allora, algoritmo deriva esattamente da questo. Cioè dal fatto che la matematica, il sistema posizionale, il fatto che ci fosse lo zero e il fatto che riuscissimo a fare dei conti in un modo efficiente, l'ha diventata. Gli indiani e poi gli arabi l'hanno sistematizzata e Leonardo Pisano, detto il Fibonacci, un altro Pisano, l'ha portata in Europa, il Liber Abaci. Il Liber Abaci. Allora, cos'è un algoritmo? L'algoritmo è un procedimento che permette di risolvere un problema eseguendo dei passi elementari. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che non avviene per magia, avviene perché c'è una codifica in un qualche linguaggio di programmazione. Allora, a me viene da ridere quando sento dire che Google e Facebook dicono ma noi non siamo in grado. Ma come non sono in grado? Se lo sono programmati loro, sono ovviamente in grado
adesso devo dire una cosa tecnica, a livello delle loro applicazioni, chiaro non a livello del networking, perché quello è un altro discorso, ma a livello delle loro applicazioni sono benissimo in grado di avere dei meccanismi di tracciabilità di Adiv, chiaramente hanno dei contratti di uso con i fornitori, hanno dei contratti delle pubblicità e hanno un non disclosure agreement nei confronti dei fornitori di pubblicità. Allora a questo punto questo non è un problema tecnico. Quindi risposta a te, assolutamente, qui la tecnologia non c'entra niente, è un problema di natura legale e politico, non è un problema tecnico. Concludo con l'ultima cosa, con l'informatica. Quindi che cos'è l'informatica? Non è una cosa strumentale, è una scienza sperimentale che studia i procedimenti di calcolo effettivi. Effettivi vuol dire che possono essere programmati con degli strumenti in grado di far calcolo. È partita da Alan Turing, che magari voi conoscete per il film... il gioco, dai, qualcosina. Sì, vabbè, però il punto è che la macchina di Turing è una cosa che è nata negli anni 30 perché per i crisi della fondamenta della matematica, il teorema di Gödel e tutte le cose associate. E quindi, quando molto spesso nei giornali si vede informatica uguale Big Data Analytics o informatica uguale AI e Machine Learning, no! Non deve passare questo messaggio, questo pride di informatico, perché l'informatica è un qualcosa che ha una parte di fondamenti, è un aspetto scientifico, poi sopra ci sono tante cose innovative, tante cose che utilizzate nella vita, ma c'è un aspetto scientifico di base che è quello, è simile a quello che ha fatto Galileo, davvero del metodo sperimentale della fisica che ha fatto nascere la scienza moderna. Ora l'informatica ha portato il metodo computazionale, un pensiero computazionale, ovvero cercare di pensare in termini di strumenti con passi effettivi. Questo è l'aspetto caratterizzante e culturale dell'informatica, che non ha niente a che vedere con la tecnologia, perché si può fare informatica semplicemente con matita e foglio, poi con un computer ci si mette molto meno. Però è un problema di efficienza. Grazie per l'attenzione. Grazie.